Buongiorno, benvenuti nel mio canale Cose di Tosca. Oggi voglio iniziare con voi e farvi vedere la realizzazione di un vaso di fiori. E praticamente prendiamo una dima, cioè io ho preso questa scodella. Perfetto, mi vedete, sì? Non faccio altro che andare a farmi il giro della scodella. E siamo qui. Ora, ovvio, vado a fargli la bocca, quindi semplicemente questo. Ed eccoci qui, questo è il nostro vaso. Ora andiamo a fare praticamente un vaso di fiori. E qui ho la gamma dei verdi, come vedete, ce li ho tutti. Ho il bianco e poi mano a mano prendiamo i colori che ci servono. Perfetto. Andiamo a fare questo vaso qui sarà trasparente, di conseguenza vedremo quello che c'è intorno. Adesso vado a fare una con del celeste, un piccolo sfondo, celeste un po' di senape, andiamo a fare un piccolo sfondo. Come vedete pennellate molto larghe, orizzontali e verticali, e andiamo a crearci un po' di movimento. Come vedete il senape col celeste poi diventa verde. Qui lo andiamo a schiarire perché praticamente facciamo in modo che da questa parte ci sia il nostro punto luce. Quindi il chiaro. Prendiamo una puntina di bianco e schiariamolo ulteriormente. Facciamo una base al nostro vaso. Una base scura. E ora andiamo a delinearci a farci il nostro lavoro. Iniziamo con il fiore nel vaso e poi andremo a prenderci il vaso. Allora, iniziamo con i fiori, quindi visto che abbiamo il pennello di marrone e di nero, andiamo a crearci gli scuri che ci servono. Queste sono le nostre ombre. E ora andiamo a lavorare. Facciamo a questo punto dei papaveri rossi che andremo a schiarire con un poco di arancio. Ecco, e iniziamo. Il papavero è a 5 petali, un po' come la rosa. Grazie.
andiamo a schiarire con un po' di arancio. E ora andiamo a fare il cuore del nostro papavero. Prendiamo un po' di verde e un po' di nero. Un pennello così, come sto facendo io ora. Cuore dei papaveri, che adesso poi andremo a fare dei puntini e delle cose varie. Ora andiamo avanti con il verde. Creiamo del fogliame. Come vedete, ho il pennello un po' sporchino di rosso, ma lo lascio volutamente. Picchettando come sto facendo io ora. Diamo l'impressione di creare del fogliame. Allora, abbiamo detto che vogliamo un vaso trasparente e allora praticamente ne andremo a creare delle ombre qua giù, perché sono quelle che fanno i nostri fiori. Delle ombre laterali. Thank you.
andiamo a sfumarceli con un pennello pulito, mi raccomando. E ora andiamo a crearci i nostri rami dei papaveri. Il ramo nell'acqua dà l'impressione di essere un po' storto. Prendendo sempre i colori insieme, i tre tipi di verde insieme, in modo da creare i contrasti che vi servono di già. E ora andiamo a crearci dei punti luce che ci servono per evidenziare il nostro vaso. Con del bianco vado a fare un triangolo di luce. Andiamo a riempire di scuro i triangoli che si sono venuti a creare intorno al vaso.
andiamo a completare con i nostri puntini del papavero. Ed ecco, anche questo lavoro è finito. Andiamo alla firma. Mi piacciono le mie cose, continuate a guardarmi, canale Cose di Tosca. E alla prossima. Ciao ciao!